Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'anno santo, a cura di Marco Frisina. Conversione. Già la parola italiana ci fa venire in mente quando in macchina dobbiamo fare una conversione a U, ritornare indietro. Ecco, anche nella scrittura convertirsi significa convertere, quindi ritornare sulla strada che abbiamo fatto perché abbiamo sbagliato. Significa tornare, la parola ebraica bellissima, shuv, tornare, torna. Quante volte nei profeti e anche nel Vangelo si dice convertitevi, torna Israele, torna al tuo Dio, torna a me. E nel Vangelo si dice anche volgersi nuovamente verso. Nell'apparizione di Gesù risorto a Maria Maddalena, per due volte Maria Maddalena, per riconoscere Gesù, si deve voltare. E usa proprio questo termine Giovanni. Si volta e vede l'ortolano, ma si volta ancora e vede Gesù. Che vuol dire? Questo tornare graduale di Maria verso Cristo, dal pianto, dall'angoscia, dalla mancanza di fede, è una conversione. È un termine che viene espresso anche dalla parola metanoia, no? Cambiare mente, cambiare coscienza, cambiare cuore, cambiare le scelte. Ma è sempre voltandosi verso Dio che questo avviene. L'anno giubilare, come sempre, è sempre un anno di conversione. La Chiesa chiama gli uomini a ritornare a Dio. Significa veramente per noi cambiare mentalità. Non significa semplicemente lucrare un'indulgenza. Significa che noi facciamo un'analisi della nostra vita e vogliamo cambiare vita, vogliamo ricominciare. Ed è bello perché la Chiesa ci dà la possibilità di ricominciare. Chissà quante volte l'abbiamo fatto questo ragionamento, ogni quaresima magari, no? Ecco, questo momento, quest'anno, è un momento forte per ricominciare. Ed è bello che in Geremia 31, come una specie di preannuncio della parabola del figlio al prodigo, Efraim dice a Dio: fammi tornare e io ritornerò, come se l'uomo stesse aspettando l'invito di Dio. Ecco, il giubileo è l'invito di Dio. La Chiesa dice: tornate, figli ribelli, per usare i termini di Geremia. Così il padre che sta in vedetta per aspettare che il figlio ritorni, ecco, è lui vedendo il padre da lontano e il padre vedendo il figlio da lontano gli corre incontro. Conversione significa rimettersi in cammino. Speriamo che per tutti noi quest'anno possa essere un anno in cui ci rimettiamo in cammino verso Dio. Non fa niente i peccati che abbiamo commessi o le cose gravi che abbiamo potuto fare. Possiamo ricominciare. Convertiamoci, torniamo dal Padre.